Quali sono, in caso di calamità naturali, le giuste cose da fare e quelle invece da evitare? Come ci si comporta e cosa succede quando qualcosa che non possiamo prevedere accade sotto i nostri occhi? I recenti episodi, non ultimo quello delle ultime ore, legati al terremoto, ci fa ricordare che in certi momenti è di vitale importanza adottare i giusti comportamenti per salvare la vita nostra e quella di chi ci sta accanto. Per questo bisogna conoscere e comunicare, e se poi certe cose le impariamo da piccoli, ancora meglio. Il Comune di Cartoceto per la terza volta e con soggetti differenti, ma sempre coinvolti in situazioni di emergenza, ha organizzato una giornata con gli alunni delle scuole comunali sul tema dell'emergenza e della prevenzione. E il tutto terminerà il 12 di maggio invece con alcune prove di evacuazione che caratterizzeranno tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Marco Polo. È una tappa che ho fortemente voluto e condiviso assieme al gruppo comunale di protezione civile di Cartoceto, perché ritengo che al di là poi della presenza in quel giorno importante dei rappresentanti del gruppo comunale di protezione civile, sicuramente dobbiamo avere l'obiettivo di vedere il più possibile formati il personale docente, il personale ATA, ma soprattutto che tutti gli studenti sappiano che cosa fare, speriamo di no, ma nel momento in cui accada eventualmente l'emergenza. Croce Rossa Italiana, Carabinieri Forestali, Soccorso Alpino e Protezione Civile sono i protagonisti di questa giornata. Abbiamo fatto una panoramica di gruppi che cambiamo in qualche modo tutti gli anni, in modo da poter far vedere ai ragazzi delle varie sfaccettature, dei vari attori che vanno a interagire in caso di calamità. Ma nel Parco di Lucrezia, a mostrare praticamente le tecniche di soccorso e recupero, quest'anno spetta ad un corpo che ultimamente, ahimè, abbiamo visto impegnato nella tragedia di Rigopiano, il soccorso alpino e speleologico. E oggi abbiamo fatto una piccola spiegazione ai bambini di cos'è esattamente il soccorso alpino e speleologico e dove va a operare. Dopo vediamo due piccole esercitazioni dove facciamo vedere come recuperiamo una barella all'interno di una grotta o davanti a un crepaccio.